Fabio, fa un certo effetto vedere questo Catanzaro in fondo alla classifica. Ormai ci eravamo abituati, erano anni e anni. Sì, gli anni in cui il Catanzaro era nella stessa posizione in cui si trova oggi, risalgono all'era preistorica, i primi anni di Noto, quando il presidente ha dovuto mettere mano per raddrizzare la barca. E purtroppo la Serie B si è dimostrata quello che pensavamo. L'anno scorso di slancio abbiamo fatto un ottimo campionato, quest'anno ancora ci dobbiamo assestare. Nessuna tragedia, però un piccolo campanello di allarme va ascoltato, il piccolo campanello d'allarme va ascoltato perché i numeri non tradiscono e dopo 6 gare purtroppo siamo indietro. Quello che va fatto è stare naturalmente vicino alla squadra, al mister, così come ha fatto stamattina la tifoseria che ha praticamente polverizzato 2.000-2.500 biglietti per Salerno. Ci aspetteremmo la stessa reazione da parte della società che al momento non abbiamo avuto modo di ascoltare. Bene, è tutto per questa anteprima. Gentili telespettatori, rimanete con noi perché sta per partire la sigla di RTC Catanzaro Sport. Buonasera, gentili telespettatori, e ben ritrovati per questo sesto appuntamento stagionale con RTC Catanzaro Sport, la trasmissione di approfondimento sulle vicende delle aquile giallorosse che va in onda ogni lunedì con inizio alle ore 21. Come al solito siamo in TV, siamo sul web, sul canale YouTube di RTC. E siamo anche in radio su RTC Radio Catanzaro. E a proposito di radio, vi ricordo ancora una volta che anche in questa nuova stagione calcistica potrete seguire le radiocronache in diretta avendo la nostra emittente acquisito i relativi diritti. Non basta al Catanzaro un secondo tempo giocato con cuore e slancio, grazie soprattutto ai cambi tattici operati dal tecnico Caserta per evitare la prima sconfitta interna ad opera di una Cremonese comunque intraprendente che nel corso del primo tempo ha messo in grosse difficoltà l'11 giallorosso, trovando subito il vantaggio e sbagliando clamorosamente nel corso di 90 e passa minuti alcune facili conclusioni sotto la porta di Pigliacelli. In ogni caso, un Catanzaro beffato nel finale con una rete prima annullata dal direttore di gara, convalidata poi dal VAR dopo alcuni minuti di grande tensione sia in campo che sugli spalti. Comunque, prima di addentrarci in quelli che saranno i temi di questa serata, ricordo a tutti i telespettatori il numero per prenotarsi ed intervenire per esprimere in diretta le loro opinioni, ovvero 347 0101 568, ripeto 347 0101 568, ricordando agli stessi che potranno anche inviare messaggi tramite WhatsApp al numero 347 410, 45 10 582, ripeto 347 45 10 582. Bene, dopo aver salutato i miei compagni di viaggio, Fabio Migliaccio ed Alberto Scervo, buonasera Fabio, buonasera e ben ritrovata Alberto, Buonasera. vado a porgere il benvenuto in trasmissione al tecnico Fabio Di Sole, ringraziandolo per aver accettato cortesemente il Grazie nostro Mario, invito. Grazie buonasera, Fabio. grazie, è sempre un piacere. Allora, dicevo Fabio, un Catanzaro in grosse difficoltà che ha regalato per la sua impostazione tattica un tempo ad una Cremonese, ben messa in campo, anche se praticamente le assenze di vari giocatori, tutti importanti. Ma un Catanzaro in grosse difficoltà non direi, un Catanzaro che in questa fase della stagione sta vivendo delle difficoltà che credo potessero essere preventivabili.
Si è partito con un nuovo corso, con una ricostruzione, tutti con il buon intento di metterci alle spalle quello che è stato. E a tal proposito credo che oggi di quel che si legge, che si dice, mettere già alla gogna un allenatore che ha lavorato inizialmente su un'idea di base, con un mercato che è andato a rilento e è completato all'ultimo giorno di mercato, credo che sia un po' eccessivo. È chiaro che in queste 6 giornate sono emerse delle incertezze perché per forza di cose nell'inizio campionato il mister ha dovuto optare per altre soluzioni. Nel momento in cui c'è stata la sosta ha pensato bene di poter andare avanti con la sua idea, però se me lo permetti, probabilmente alla luce di queste 2 partite, Cittadella e Cremonese, è emerso che nell'idea di calcio di mister Caserta forse c'è qualche incongruenza nella costruzione della rosa. Poi magari per quel che è il mio parere ne approfondiremo qui là, però le colpe di una partenza, se vogliamo, a rilento non possono essere di un allenatore che sta cercando di trovare il bandolo della matassa. Alberto, noi parliamo, non è che diamo subito, magari Fabio ha potuto dire delle cose, che cioè un suo pensiero, ma che è anche il nostro, non è che stiamo facendo o iniziamo a fare un processo a Caserta, ci mancherebbe altro. No, ci mancherebbe. Cioè, Fabio giustamente ricorda il fatto che si è partito con un corso completamente diverso, si è molto cambiato nell'ambito della dirigenza, dell'area tecnica, calciatori, quindi le difficoltà che noi stiamo attraversando erano da mettere nel conto. Quello che oggi si può dire a distanza, insomma, di 6 partite è che, e su questo penso che Fabio, insomma, qualche accenno l'ha fatto anche lui poco fa, è che in realtà non si capisce bene in che direzione si vuole andare. Cioè ci sono degli elementi che, oggettivi, che chiunque ha visto vedendo queste partite. Il sistema a cui pensa Caserta, a cui pensava Caserta, che comunque è nelle preferenze di Caserta, a questa rosa di calciatori probabilmente non si adatta più di tanto, per varie motivazioni. Non si adatta perché Petriccione non è quel giocatore che vorrebbe Caserta o che potrebbe volere Caserta, non si comprende per esempio Iemmello, quale tipo di gioco, quale viene chiesto a Iemmello, non si adatta a Biasce a quel tipo di gioco che vorrebbe Caserta. La cosa curiosa, e si è visto in queste ultime 2 partite, almeno le 2 cose curiose sono: una, che Caserta ha insistito sia la volta scorsa che questa su un sistema tattico che si è rivelato poco efficace, e in tutte e 2 le circostanze in conferenza stampa ha detto: noi siamo stati in difficoltà nella prima parte della partita, allora, nel secondo tempo abbiamo rinnovato. Allora, tanto vale. Allora io mi domando, ma scusa, se tu ritieni che e vedi subito che quel sistema non funziona, e non è che mettendo D'Alessandro al posto di Busso le cose sono cambiate, forse sarebbe stato il caso di insistere almeno fino a che non si riesce questo sistema a incamerarlo nella maniera migliore, ad andare sul sicuro. Punto secondo, e questa è l'altra cosa che, come dire, lascia molto da pensare. Ora, i giocatori, ce ne sono alcuni calciatori, io faccio 4 nomi, ma se potrebbero fare altri 3 nuovi, io parlo di quelli che, diciamo, noi abbiamo conosciuto, e cioè Antonini, Iemmello, Biasce e Petriccione, sembrano essere diventati dei brocchi. Cioè Antonini non fa altro che fare errori, Biasce è quasi inutile in questo sistema, Iemmello è assolutamente spaesato, e questo lo porta anche ad innervosirsi, perché ormai è nervoso quasi tutte le partite. E per giunta, e Petriccione, in realtà le qualità che ha non riesce a mantenerle, a manifestarle, perché è visibile che a centrocampo qualcosa non funziona. E allora, forse sarebbe il caso che prima di tutto il tecnico si rendesse conto che ci sono delle cose che non possono andare, delle incongruenze che sono quasi assolute, e forse sarebbe il caso di ripensare su quello che sta avvenendo. Faccio un'altra considerazione su Antonini. È la seconda volta che sento il mister Caserta dire che Antonini si trova in difficoltà perché sta giocando sulla parte sinistra a piede inverso. E allora, se si trova in difficoltà,
perché lo facciamo giocare a parte sinistra, piede inverso, e per dove non rende, anzi dove magari combina anche ben poco perché non ha neanche la capacità di impostare. Ecco, tutte queste cose, su queste cose sarebbe il caso di pensarci attentamente. Allora, Fabio, qua dobbiamo metterci d'accordo. Fabio Di Solo, che avremo Di Solo questa sera. Sì. Fabio, se no, quando io dico Fabio, chi deve intervenire? Allora, Fabio, abbiamo sentito... due visioni un po' diverse. Due visioni un po' diverse, perché mentre... No, posso. Premesso che io, Fabio Caserta, ci ho solo giocato una volta sola contro in carriera. Tra l'altro è stata la mia ultima partita nel Catanzaro in Serie B, Catania-Catanzaro 3-0. Di qua non lo conosco, so che è un professionista serio, quindi difenda Caserta. No, Maria, ma non è che stai... Come ho trovato assurdo fino a ieri sera alle 20:30 che sì, l'allenatore del Milan fosse messo in discussione. Ecco, semplicemente questo è il mio ragionamento. Allora, dicevi giustamente... Allora, io sono due visioni diverse. A me, passatemi la battuta, io mi sento un po' in confusione come il centrocampo del Catanzaro nei primi tempi, perché... secondo me sono vere entrambe le cose, cioè questa rosa nasce in maniera un po' strana, perché noi compriamo degli esterni bassi che praticamente non stanno giocando, non sta giocando Turicchia, non sta giocando Ceresoli, sta giocando poco Cassandro, e quindi facciamo un 4-4-2 o 4-2-3-1, perché poi giustamente diceva prima Fabio, cioè, il 4-2-3-1 diventa 4-4-2. Spettatori. Sì, vabbè, noi non facciamo differenza, perché hai fatto una considerazione esatta, come fai di solito, e poi arrivo un po' alle tue considerazioni, perché il 4-4-2 a volte può essere un 4-4-2 coperto, un 4-4-2 stretto, certo, come tanto è argomento di attualità, Milan-Inter ieri, Fonseca praticamente gliel'ha incartata ad Inzaghi, perché ha messo un 4-4-2 molto stretto, molto fisico, molto aggressivo. Quindi magari si potrebbe trovare una soluzione di mezzo che contemperi l'esigenza di essere più equilibrati con quelli di fare di necessità virtù, perché io ho visto giocatori entrare in campo e non essere assolutamente all'altezza neanche di disputare 10 minuti, ma non perché non lo siano in grado come qualità tecnico-tattica, ma mi sembrano da un punto di vista fisico molto indietro. Penso a De Basek, penso a Koulibaly, che praticamente non ha giocato affatto, e quindi quando qualcuno dice giochiamo col centrocampo a tre, allora io chiedo qual è il terzo, perché ne abbiamo due, il terzo è infortunato, il quarto è Koulibaly, il quinto non gioca praticamente da gennaio dello scorso anno, quindi ci sono una serie di difficoltà, anche se io non nascondo che Caserta un po' si sta intestardendo in alcune sue manifestazioni, anche affermazioni, qui ha ragione il professore Scerbo, e cioè noi sentiamo spesso dire poi il secondo tempo lo abbiamo aggiustato, ma infatti penso tutti i secondi tempi sono stati migliori dei primi, quindi forse in questo momento basterebbe, in attesa di tempi migliori anche in termini di condizione atletica e fisica di tanti giocatori, coprirsi un poco di più e fare un magari sempre due a centrocampo, però con due esterni alti un po' più difensivi. Allora, Fabio Di Sole, non parliamo di grosse difficoltà, però una cosa la dobbiamo dire, non è che la diciamo noi in trasmissione, è quello che ci ha fatto vedere il campo. Quindi, sì, però allora, io... per esempio, si può negare che il Catanzaro sin dall'inizio non ha avuto... ha ripetuto la stessa prova di Cittadella, soltanto che a Cittadella il risultato è stato diverso, perché quando tu nei primi minuti prendi gol, soffri già dall'inizio nella poca gestione della palla, e lasci spazio all'avversario, consenti grandi praterie agli avversari per innescare marcia e partire sulle fasce e portare lo scompiglio in area giallorossa. Bene, guarda, parto proprio dalla partita di Cittadella per rafforzare il mio concetto. Allora, a calcio si può giocare in qualsiasi modo, l'allenatore può fare qualsiasi proposta, in campo ci vanno sempre i calciatori, ok? Allora io dico che probabilmente ancora non c'è nemmeno, non ha nemmeno una grande mentalità questa squadra, si deve ritrovare anche come mentalità, perché uscire contenti da quella partita per aver pareggiato a Cittadella l'ho trovato abbastanza riduttivo, cioè nel senso che quella era una partita che il Catanzaro,
se nei suoi interpreti, e ritorno a un discorso fondamentale, perché io ogni tanto, sai Mario, mi diverto anche a rispondere, certo, a qualche tifoso social, dico, ma guardate che i calciatori intorno al quale è ripartito il progetto e che il professore ha citato poc'anzi, oggi sono tutti sotto rendimento. Il Catanzaro, che ci sia Caserta in panchina, che ci sia Pep Guardiola in panchina, con questo iemmello in condizioni psicofisiche, partite non ne vince. Il Catanzaro non può fare a meno del miglior iemmello, il Catanzaro non può fare a meno del miglior Petticcione, il Catanzaro non può fare a meno dell'Antonini che abbiamo visto nella passata stagione. Allora, io, a me va bene tutto, l'allenatore nel cambio dei moduli per vie contingenti ha mostrato anche qualche incertezza, ma signori miei, questi giocatori sono il Catanzaro. Se questi quattro giocatori non prendono la squadra in mano, e qua fra due settimane può venire un altro allenatore, poi fra tre mesi ne viene un altro, se il rendimento di questi calciatori non sale, da qui a giugno allora che facciamo? Ne passano quattro allenatori? Io dico che Caserta, poi alla fine l'allenatore del Catanzaro, se i risultati non vengono, pagherà lui, come è giusto che sia. Però secondo me è giusto anche ancora dare il tempo, perché credo che non sia uno stupido, e l'ha dimostrato, perché cambiare atteggiamento tattico durante una partita, oppure preparare una partita con la Carrarese, che era di fondamentale importanza per avere i tre punti, e l'ha preparata bene, mettendo tre centrocampisti puri, non mi sembra che Caserta sia uno stupido, mi sembra che certe cose le vede. È solo che un allenatore, quando vuole fare una proposta, non la può abbandonare alle prime difficoltà, perché significa anche forse di perdere credibilità a cospetto del gruppo di giocatori. Quindi è andata avanti. Sono certo che la partita con la Cremonese gli abbia insegnato tanto, perché quando il livello si alza, determinate situazioni tattiche vanno rivisto, e sono convinto che a Salerno la squadra giocherà come ha giocato prima della sosta. Questo è l'augurio che facciamo. Però Fabio, Di Solo ha detto dei nomi, Alberto ne ha detto altri. Gli stessi nomi, sì, sono, vabbè, i giocatori intorno. Allora sorge spontanea la domanda, ma perché tutto questo? Che risposta possiamo dare? Cioè, sono i calciatori che in questo momento non attraversano un buon momento, non hanno la preparazione ancora adeguata, come diceva Fabio, per un cumulo di circostanze, mercato all'ultimo momento, giocatori che magari non erano in preventivo di essere acquistati, sono stati acquistati, e la questione Vivarini che ci ha condizionato, insomma, qualcosa ci deve essere, sì, perché se 4-5 giocatori che sono poi i cardini, il fulcro dell'inquadratura della squadra, vengono meno, qualcosa ci deve essere. Né si può aspettare, perché noi possiamo aspettare al massimo altre due partite prima della sosta, ma poi siamo già all'ottava, nona, decima giornata, e insomma buona parte del girone di andata è andato via, scusate il gioco di parole, e il Catanzaro può ritrovarsi, sì, ancora in questa situazione. Io faccio una premessa che faccio sempre. Mi fa piacere che, se queste cose le dice Fabio Di Solo, che ha giocato al pallone, ha giocato veramente insomma, a livelli notevoli. Io dico neanche al calcio, dico ha giocato al pallone perché mi piace l'espressione. Io sono sempre stato, e chi segue questa trasmissione da anni lo sa, sempre contrario agli esoneri, specialmente dopo 4, 5, 6 giornate, perché in un arco temporale così breve non siamo in grado, lo dicevo prima, di interpretare che cosa sta realmente succedendo. Io ho difeso Calabro, ma io ricordo critiche feroci, perché addirittura difesi Dionigi, che in un fuori onda mi disse che c'era una soluzione, ora lo posso dire perché sono passati tantissimi anni, mi disse non si capisce nulla in questa squadra, e dice ma io non lo dirò mai perché sono una persona per bene, e pagò, venne dopo 1-0-3. Quindi attenzione a esonerare gli allenatori, perché sono d'accordo con Fabio, poi arriva quell'altro che sbaglia due partite, poi ne prendiamo tre, poi ne richiamiamo quello, insomma poi pigliamo il secondo, insomma, non mi piace.
Il discorso dei calciatori, secondo me, i quattro ci vorrebbe una intera trasmissione, ma è un po' diverso, perché Petriccione con grande difficoltà, però sta giocando un campionato dignitoso, Biasci sta discretamente giocando, Iemmello alti e bassi, secondo me domenica, venerdì, non mi ricordo più neanche quando si gioca, venerdì stava male, quindi secondo me Iemmello venerdì non avrebbe dovuto giocare, ma queste sono state scelte, non so se condivise con lo staff tecnico, mentre Antonino è in confusione, secondo me è in confusione perché è stato distratto ancora da voci di mercato, perché il destro e il sinistro, io non posso pensare, sul gol gli sfila l'avversario, gli era sfilato anche 5 minuti prima, non posso pensare, poi questo me lo deve dire Fabio, che è un buon giocatore che gioca 10 metri avanti o 10 metri dietro, perde addirittura i riferimenti. Secondo me è un momento difficile, bisognerebbe stare vicini al mister. Le voci che mi arrivano non sono proprio così, come dire, confortanti, perché c'è questa voglia di dire Caserta se ne deve andare. Io ripeto, anche se muovo delle critiche, l'ho fatto un attimo fa a Caserta, sono assolutamente per la sua riconferma per un periodo di tempo che gli permetta di mettere in atto il suo lavoro. Perfetto, chiaro. In attesa della disamina di Alberto Scerbo, andiamo con una telefonata e poi prepariamo Fabio per leggere i messaggi che anche questa sera superano magari tutte quelle di queste prime 5 trasmissioni. Pronto, buonasera. Buonasera, sono Longino Giancarlo da Catanzaro. Buonasera, prego. Allora, io premetto che non mi ritengo esperto, quindi non mi voglio inoltrare in disamine, decidere se quell'allenatore deve rimanere o meno. Io voglio dire solo una cosa, voglio sottolineare che nonostante i risultati stanno venendo a mancare, domenica a Salerno ci saranno 2000-2005, ora non ho visto bene, comunque c'era un popolo giallorosso che continuerà a sostenere la squadra. Va bene, e così deve essere. Ecco, e io spero che chi di dovere non voglia smozzare questo entusiasmo, a prescindere che magari tanti come noi la squadra la sosteniamo a prescindere, però sarebbe un peccato che questo entusiasmo venga a mancare. Bene, noi la ringraziamo di questa sua precisazione, che fa bene ad essere ascoltato, e anche noi siamo d'accordo, non bisogna disperdere. Se è vero che dopo una sconfitta casalinga già 2500 tifosi hanno staccato il biglietto per Salerno, vuol dire che c'è proprio quell'attaccamento alla squadra. Grazie comunque della telefonata. Grazie a voi. Buonasera. Allora Alberto, per completare il giro, mancava sì, la tua opinione. Io non vorrei passare per colui che vorrebbe che Caserta se ne andasse, non ci penso nemmeno. Cioè, ma io mi guardo bene dal dire una cosa del genere, non voglio che se ne vada. La volta scorsa ho detto che bisogna sostenere Caserta, da essere molto vicino a Caserta, perché Caserta ha bisogno di aiuto, e io sono convinto che la soluzione migliore è sempre quella che l'allenatore resti e non vada via, e che si faccia fare a Caserta il lavoro che insomma lui deve e vuole fare. Dico una cosa diversa, e qui mi riallaccio, diciamo, Fabio Sommi mi ha dato una sorta di assist, perché quello che volevo dire è questo. In questo momento, secondo me, Re Caserta si deve rendere conto del fatto che non può fare materialmente quello che lui vorrebbe, perché la squadra è fatta in una certa maniera, forse la rosa non è perfettamente rispondente a quelli che erano i suoi dettami, e oltretutto ci sono molti giocatori che sono fuori forma. Cioè, il punto è, bisogna fare della necessità la virtù migliore possibile, e quindi per certi versi su determinate cose deve andare più cauto, cercare di ottenere risultati migliori, possibilmente senza insistere in questo momento su cose su cui non può insistere, perché è vero, perché c'è anche un altro discorso, è vero che sono i calciatori che scendono in campo, su questo se il calciatore non funziona non va, cioè c'è poco da fare, l'allenatore può dire quello che vuole. Ma è anche vero che forse in un sistema, in alcuni sistemi che sono messi in campo da Caserta, alcuni di questi non rendono per come dovrebbero, per le condizioni fisiche, perché sono abituati a giocare in un'altra maniera, per tutto quello che si vuole. Allora in questo momento bisogna stare vicino a Caserta, ma Caserta deve fare un'analisi attenta di quello che il campo ha detto in queste 6 giornate e cercare di adeguarsi. Questo è tutto.
Ma mai, ma non mi sfiora nemmeno l'idea di essere contro Caserta, fuori Caserta, ma non ci penso proprio a una cosa questa del è genere. All'unisono. Questo siamo... che sia chiaro, no? Questo sembra perfetto. Che io abbia fatto la critica perché Caserta, ma non ci penso neanche. Allora, prego ancora di soprassedere perché abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buonasera. Buonasera, dottor Mirabella. Prego. Professore, professore Ierullo. Professore, voce inconfondibile. Allora, professore, tutti quanti voi. Ci dia una mano questa sera. Lei mi ha promesso che si metteva la sciarpa o una, sì, o una camicia del Catanzaro. Quando sarà opportuno. Saluto tutti, in particolare il grande professore Scerbo, grande competente di calcio, e il mio caro amico Fabio Di Sole. Benissimo. Volevo dirvi una cosa. Io quest'anno... Ciao Fabio, ciao. Quest'anno forse non lo sapete, ma io tipo per il Frosinone, perché mi è una squadra molto simpatica, vedete a volte la anche a lei, bravo. Perché Vivarini non mangia il panettone come abbiamo detto in lo tempore, siccome è stato un grande presuntuoso, e la presunzione è figlia dell'arroganza, no? Lui farà la fine di Maifredi, quest'anno e dopo il prossimo anno di questi tempi andrà nella vicina Abruzzo, ah, cinghiali, perché la carne di cinghiale è buonissima. È ottima, a lui è piace, ottima, lui sì. È amante della cacciagione. Quindi appunto, vabbè. Quindi noi sosterremo sempre il Catanzaro. Io ho già fatto il biglietto con i miei amici e domenica saremo a Salerno, feudo giallorosso. Perfetto. Poi volevo fare una domanda a Fabio, che mi ha anticipato. Sì, prego. Fabio, secondo me Antonini ha voglia di andarsi da Catanzaro, perché è stato richiesto da tante squadre di Serie A. E lo vedo molto afflosciato, ha fatto delle partite che non si fanno nemmeno in certe categorie, vero professore Scerbo? Beh, va bene, professore Ierullo, la ringraziamo di questo suo intervento. Un abbraccio, siete simpaticissimi. Grazie assai, buon tabù. Allora, buonasera professore, prima di far rispondere, volevo dire che abbiamo qua una specie di, diciamo, di sintesi delle presenze dei calciatori nell'undici iniziale e quelli subentrati. Siamo alla sesta giornata, 5 di questi giocatori che avete citato, combinazione, sono stati sempre presenti dall'inizio. Mi riferisco Antonini, Bonini, Iemmello, Petriccioni e poi Biasci e Scitum con 5. Voglio dire, si insiste, anche se questi giocatori potrebbero essere un po' fuori forma, però hanno fatto già 6 partite. Ma mi sembra che siano il motore della squadra. E appunto, squadra. Non si discute assolutamente. No, siccome parlavamo del rendimento, che non stanno rendendo quanto valgono, diciamo la verità, no? Ma effettivamente l'abbiamo già ampiamente detto, ma il Catanzaro non può fare a meno del suo giocatore principe, un giocatore che l'anno scorso ha trascinato la squadra con 17 gol, che aveva un approccio diverso, che era contagioso positivamente, certo, per i compagni. Oggi saranno difficoltà fisiche, sarà qualche retropensiero, Mario, perché vedi, io vado indietro, faccio dei parallelismi forse fuori luogo, ma ti ricordo che all'Inter, dopo aver vinto il triplete, hanno preso Benitez, il migliore che ci potesse essere sulla piazza. Chiaramente se l'anno prima si allenavano con la maglietta blu e Benitez li faceva allenare con la maglietta rossa, certo, sta tranquillo che il retropensiero del calciatore era che per rendere meglio si dovevano mettere la maglia blu. Non vorrei essere questa sera qui, nel senso al mio posto, quale più che conduttore e coordinatore, che sono anche i miei colleghi Fabio Mignacci e Alberto Scerbo, però tra la pubblicità da mandare, tra la telefonata e le telefonate, ancora non siamo riusciti a leggere nemmeno un messaggio. Allora facciamo una cosa, la regia è d'accordo. Passiamo un'altra telefonata, poi andiamo subito con la pubblicità, anche perché poi fra 10 minuti abbiamo il primo collegamento dei due previsti questa sera, come ogni lunedì. Allora, pronto, buonasera, chi è in linea? Buonasera, sono Luca, chiamo da Roma. Ah, buonasera, prego. Buonasera, io sposo, sottoscrivo perfettamente le parole del professor Scerbo. Il problema è che Caserta deve comprendere con chi
cioè quale schema può utilizzare, impiegare alla luce del materiale umano che ha. Perché è chiaro che Iennello e Petriccioni non stanno giocando bene, perché con questo schema di gioco sono tagliati completamente fuori. Se Caserta lo capisce, siamo tutti contenti. È ovvio che se Caserta dovesse insistere nella sua testardaggine, la conclusione va da sé quale sia. Vabbè, è logico, è chiaro. Perché vuol dire, è inutile che noi pretendiamo da Iennello che faccia Iennello, se con questo schema Iennello non può fare Iennello. Mi stupisce che Caserta non lo capisca, però rimango un po' allibito. Però scusi, andiamo verso un modello di calcio dove allora nelle società Iennello e Petriccione parlano col presidente e scelgono l'allenatore. No, però l'allenatore deve fare l'allenatore. Se in conferenza... No, caduta. No, pronto? Sì, può andare. No, volevo solo dire, siccome la prima conferenza stampa di Polito disse noi costruiremo la squadra intorno agli Iennello. E allora? E quindi Iennello deve essere il trascinatore della squadra, quello che ha fatto l'anno scorso. Perché al calcio si gioca in tanti modi, perché fra due settimane, speriamo di no, perché facciamo 4 punti, ma se dovessimo fare 0-1 arriva un altro allenatore, poi Iennello e Petriccione devono giocare come dice quell'altro allenatore, se no il calcio Lautaro Martinez nell'Inter decide chi è l'allenatore. Sì, semplice. Però questo, ma allora che significa? Che prendiamo Rivera e lo mettiamo in difesa? Assolutamente no, Iennello sta facendo il centravanti, allora no. Petriccione il centrocampista, Antonini sta facendo il difensore. Vado a vedere le classifiche di rendimento e mi dica se Petriccione, Iennello, Antonini hanno il rendimento l'anno scorso e se la colpa può essere di Caserta perché li impiega male. Mi sembra che stanno giocando nei loro ruoli. Secondo me la colpa è di Caserta, perché non li sta mettendo bene. Ah bene, allora abbiamo trovato la soluzione. Se la società la sta ascoltando... Ma quello che sto vedendo io lo vedono tutti i catanzaresi. Lei è l'unico che non lo vede, ma che di cosa stiamo parlando? Ok, ma se la società la sta ascoltando, domenica c'è una partita, magari se sono convinti anche in seno alla società che il problema sia Caserta, magari prenderanno provvedimenti. Io voglio che Caserta rimanga, così come lo vuole questo scemo, ma se Caserta insiste, e che facciamo? Diremo a vita. Benissimo, è stato chiaro il suo pensiero, è stato anche chiaro la disamina di Fabio Di Sole. Grazie, buonasera al telespettatore di Roma. Il nome è semplice, professore, finché è il pensiero dei tifosi va benissimo, facciamo chiacchiere da bar per 3 trasmissioni. No. Fortunatamente oggi la società è uscita con una nota dove dice che Caserta non è minimamente in discussione ed è giusto che sia così. Ma sono d'accordo anch'io, però non volevo alimentare polemiche con quello che diceva, cioè, oppure dire chissà che cosa, semplicemente analizzare e vedere in questo momento purtroppo... qualche errore. Il problema è, se noi prendiamo 6 punti in 6 partite, diciamoci onestamente, noi non stiamo giocando benissimo, stiamo giocando anche abbastanza male. Professore, con poca identità. Allora, questo non vuol dire che uno non crede in quello che il messaggio che Caserta vuole costruire e dare. Penso però che forse un po' perché la campagna acquista è andata in una certa maniera, perché i giocatori sono con determinate caratteristiche, forse sarebbe il caso un po' di adeguarsi fino a quando qualcosa non si riesce a sistemare. Niente di più e niente di meno. Un altro punto lo posso fare. Fabio, scusami, ma dove sta scritto che a Catanzaro... cioè il Catanzaro debba giocare bene. No, una squadra di calcio. Un'identità di gioco la deve pure avere. Il Catanzaro, come tutte in Serie B, adesso elencatemi le squadre che giocano bene, perché il Palermo fatica, e le altre squadre faticano. Il Catanzaro si deve salvare, il Catanzaro deve vincere le partite. Se poi Caserta li mette tutti dietro, buttano davanti, e Iennello, col grande giocatore che è, piglia la palla e fa gol...
Catanzaro deve vincere. Il passato, professor, ma alle spalle, no, no, quello che abbiamo espresso gli ultimi minuti, questo già lo sapevamo, non si riproporrà Fabio, più. Ma questo si sapeva già all'inizio. Ma il Catanzaro deve vincere, non deve giocare bene. Ma io non, cioè, ma non voglio. Ma di quale salotto, di quale salotto stiamo parlando? Allora diciamo che non sta vincendo, non sta giocando bene. Ma, è ma, una ma io voglio sentire che il Catanzaro deve vincere, si deve salvare. Perfetto. Perché il giocare bene, il Frosinone sta giocando bene. Allora, questo è il nostro pensiero. Ma i Marini, no, ma fatemi capire perché è giusto. Un attimo, non voglio parlare. Ma lei ha capito qual è l'identità di questa squadra in fino a questo momento? Perché se ha un'identità, per me problemi non ce ne sono. L'identità, io non riesco a vederla. L'identità, cioè, di una squadra è abbastanza confusa. Di un'idea, squadra, di un allenatore fin troppo coraggioso che si gioca una partita con la Cremonese con quattro attaccanti, come ha fatto ieri sera quello del Milan, ma quello ci ha messo due tir davanti alla difesa. Purtroppo i Catanzari due tir non è diverso, è un po' diverso. Purtroppo i Catanzari ma questo è il problema, io sono d'accordo, ma sicuramente se non ho i tir cerco di non fare sicuramente uno sarà uno scemo. No, ma nessuno, allora, la partita con la Cremonese gli avrà detto tanto. Nessuno pensa che Cacenza sia uno scemo. Non è una mia prerogativa togliere la parola a nessuno. No, ma figurati, non nella mia lunga attività non ho mai tolto la parola, no, vabbè, però già siamo in ritardo, incombe la pubblicità e il mio pensiero in questo momento non va né a Caserta né alla squadra, va solo alla regia che deve mandare la pubblicità. Via con la pubblicità. L'Università Magna Grecia di Catanzaro è un ateneo in costante crescita, tra i primi del Sud Italia. Scopri la nuova offerta formativa dell'Università Magna Grecia di Catanzaro per l'anno accademico 2024-2025. Tanti corsi di laurea triennali e magistrali disponibili della Scuola di Medicina e Chirurgia, della Scuola di Farmacia e Nutraceutica e del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Economiche e Sociali. Scopri inoltre i dottorati di ricerca e le scuole di specializzazione e tutti i servizi offerti dall'Ateneo di Catanzaro. Università Magna Grecia di Catanzaro. Il tuo futuro è già qui. Iscrizioni aperte. Tutte le informazioni su www.unicz.it. La radiocronaca delle partite del Catanzaro Calcio nel campionato di Serie B in esclusiva su RTC Radio Catanzaro. Radio ufficiale dell'Unione Sportiva Catanzaro. Vivi le emozioni del campionato di Serie B e le gare del Catanzaro Calcio su RTC Radio Catanzaro. Dal 1976, la prima radio della città. Bene, siamo rientrati in studio, ancora un'altra telefonata prima della pubblicità. Pronto, buonasera. Allora, andiamo via, allora facciamo una cosa. Vediamo un pochettino, Fabio, tu... Vediamo un pochettino i messaggi, è impossibile perché ce ne sono veramente a decine, ne leggiamo qualcuno ma velocissimamente. Ma come adesso ci si deve stringere intorno alla società, Salvatore dal Corvo. Perché non gioca Scognamillo, un guerriere come lui, lo farei giocare sempre Brighenti incontrista a centrocampo, lo dice Vittorio. Attenzione perché Scognamillo è stato infortunato, ha un problema a una spalla. Il problema della squadra è l'allenatore, non ha idea del gioco del calcio, Elio. Purtroppo ci porteremo Caserta fino al derby con il Cosenza, quando dopo aver perso lo esonereremo. Francesco da Staletti. È chiaro che il Catanzaro deficita a centrocampo, in più non capisco 6-7 giocatori per le fasce di centrocampo a corto di giocatori. Giuseppe di Catanzaro. Ormai è evidente che il modulo 3-5-2 con tre centrocampisti, Petriccioni e altre due, scusatemi, questo è il problema, chi sono gli altri due, è quello più pratico. Ora, dato i tanti esterni in rosa, secondo lei, signor Fabio, che non so quale dei due è, come sbrogliare questa matassa? Grazie da Domenico. E questo è il punto. Marco Mercurio dice... Un saluto agli ospiti, che Catanzaro vedremo a Salerno, dove ci sono ricordi bellissimi. Un saluto affettuoso a Fabio Di Sole. Messaggio lunghissimo, velocissimamente, Francesco dice difensori adeguati per la Serie B, è stata una follia prendere 18 giocatori, le incertezze e le mancanze di coraggio di Caserta riconducibili però in buona parte ai primi due motivi elencati. Buonasera, Vitaliano Procopio, visto il gioco del Catanzaro che si fonda su lanci lunghi eccetera eccetera, perché non gioca Pittarello al posto di Biasci? Non si può giocare a due a centrocampo con Petriccioni e Pompetti.
Allora, l'ultimo perché è da Zurigo e quindi se lo merita, signor Migliaccio, sono da Zurigo, Francesco da Zurigo. Secondo me le partite si vincono a centrocampo e i due centrocampisti sono pochi. Quanto l'avversario gioca con 4, addirittura 5 come la Cremonese. Troppo dispendio di energia, il povero Biasci giocando così la squadra al centrocampo è sprecato. Mister Caserta non può cambiare modulo a partite in corso sempre. Buonasera allo studio. Uno dice: vorrei lanciare un nuovo hashtag, Vivarin, cioè si augura il ritorno di Vivarini. Mi fermo qua perché ce ne sono altre decine. E noi non ci fermiamo, andiamo subito in un'altra telefonata. Questa sera siamo proprio pressati da telefonate e da messaggi. Pronto, buonasera. Salve, mi sentite? Prego, buonasera. No, perché io vi sento un poco bassi, vabbè. No, semplicemente niente, vabbè, io volevo dire, mi riaggancio un attimo all'intervento che c'è stato prima. Secondo me, diciamo, nel senso, innanzitutto, vabbè, questo, il Canazzaro comunque c'è sempre possibilità di parlare, quindi è una cosa, diciamo, sempre positiva. Poi, dopo tanti anni, diciamo, in cui abbiamo giocato in categorie, diciamo, come dire... Da dove chiama? Da dove chiama? Io da Catanzaro. Perfetto, da Catanzaro. Perfetto. Dico, già quando giocavamo in categorie veramente abbiamo giocato con squadre di tutti i tipi, ma non per togliere qualcosa alle altre squadre, però diciamo, quindi già il fatto di fare Serie B, insomma, penso che è già una cosa. Certo. Poi l'anno scorso abbiamo avuto l'obiettivo della salvezza ed è stata, diciamo, in qualche modo la nostra forza. Quest'anno pure, diciamo, l'obiettivo della salvezza deve essere, diciamo, il nostro punto di riferimento, perché da quello dobbiamo partire. Poi, per quanto riguarda il discorso, diciamo, tecnico, io personalmente ho visto alcune partite allo stadio e altre l'ho viste, diciamo, da casa. L'ultima l'ho vista da casa e l'ho guardata, diciamo, con attenzione perché ero curioso e devo dire che ho visto, diciamo, dei miglioramenti. Poi i giocatori, diciamo, ci sono perché secondo me comunque sono dei giocatori, diciamo, di qualità, anche gli ultimi che ha preso. Il problema, diciamo, può essere secondo me il centrocampo, perché forse il centrocampo non abbiamo, diciamo, quei giocatori che avevamo l'anno scorso. Questa è una cosa, diciamo, davanti a tutti, nel senso che è visibile che i giocatori l'anno scorso al centrocampo, ma non perché quelli di quest'anno siano meno forti, ma perché, diciamo, all'allenatore è spettato, diciamo, questo compito, diciamo, difficile di ripartire dopo un allenatore che comunque aveva un suo modo di giocare, che aveva raggiunto dei risultati, diciamo, ottimi, diciamo, superlativi, perché insomma, secondo me l'anno scorso, come dire, sono stati commessi degli errori, perché sennò saremmo potuti andare ancora più avanti, questo io sono convinto di questo. Però, diciamo, il compito dell'allenatore è un compito veramente difficile. Io personalmente penso che lui abbia fatto degli errori all'inizio, e io l'ho anche, diciamo, detto, perché non si può dire che, diciamo, alcune cose quando effettivamente, diciamo, la situazione è diversa, perché si rischia di andare in contraddizione. Però l'ultima partita io li ho visti un po' meglio. Certo, come dire, dal punto di vista, diciamo, offensivo, diciamo, vedremo, però siamo ancora alla quarta partita. Io dico, non andiamo troppo avanti, nel senso, vediamo come si mettono le prossime due partite, questo lo sanno un po'. Però io l'ultima partita, appunto, ho visto i miglioramenti soprattutto sul piano difensivo, diciamo, e sul piano anche tattico. Cioè, sul piano tattico io penso che, diciamo, con la Cremonese noi siamo stati più o meno sullo stesso livello, cioè loro praticamente erano, diciamo, stretti, diciamo, non hanno potuto fare quello che volevano, e quindi secondo me dal punto di vista tattico l'ha preparata bene. E beh, concludo con questa cosa: è vero anche che lui fosse bravo dal punto di vista tattico, l'abbiamo visto anche l'anno scorso, perché io l'anno scorso ho visto il derby e le squadre erano messe tatticamente benissimo tutte e due, con la differenza che noi abbiamo un grande giocatore, che sappiamo tutti chi è, che però ovviamente non può fare tutto lui, perché ha bisogno, diciamo, di qualcuno un po' più dietro, diciamo, un regista, che però secondo me, non lo so se è Petriccione o qualcuno, un regista che insomma in qualche modo gli dia un po' una mano. Benissimo, grazie, bene, grazie, grazie. Buonasera, arrivederci, buonasera. Arrivederci. Vi chiedo 30 secondi a testa per commentare questa disamina. Fabio, di Sole. No, la disamina è che... C'è dei miglioramenti che
ci sono stati nel Catanzaro rispetto... Ma miglioramenti, ma quando l'allenatore cambia situazione tattica in corsa, è perché sta guardando la partita, lui e il suo staff, si rende conto delle difficoltà, come pareggiamo la partita, cambia sistema di gioco perché ha capito, chiaro. Non è cieco, che siamo stati in difficoltà. Io credo che lui non stia dormendo la notte per trovare la soluzione giusta, il cosiddetto bando della matassa. E sono sicuro che se avrà il suo tempo ci riuscirà, perché c'ha un buon parco giocatori, anche se per certi aspetti forse un po' troppo sugli esterni, troppi giocatori, poi devi gestire. Se crescono di condizione quei famosi quattro senatori, quei famosi quattro giocatori portanti, per me a calcio si può giocare in qualsiasi modo, perché se Pietro Iembello sta bene non c'è situazione di gioco che possa influenzarlo. Cioè, a me mi viene da ridere, Iembello gioca male perché non è messo nelle condizioni. Intanto stiamo parlando di tutta altra cosa, perché adesso poi andiamo ad analizzare quando il Catanzaro giocherà 3-5-2. Fabio, la gente non pensasse che il 3-5-2 si ricordano il 3-5-2 di Vivarini, dove il quinto di sinistra era Van de Putte e dove la mezzala che oggi gli esterni del calcio chiamano di squilibrio si chiamava Sunas. Perché il 3-5-2 proposto contro la Carrarese, poi ci saranno delle partite dove arriviamo tre volte di là. Quindi io dico che possiamo parlare di numeri, di sistemi di gioco e di quant'altro. Perfetto. Questa squadra deve trovare l'amalgama, un'identità che sia anche caratteriale, secondo me, una squadra che vada in campo con più carattere e voglia vincere le partite e voglia salvare la categoria. Di questo ne sono sicuro. Alberto, 30 secondi. Allora, a me è piaciuto molto il Catanzaro con il Sassuolo. A me è piaciuto molto, moltissimo il Catanzaro con la Carrarese, e devo dire che io pensavo che arrivato a quel punto le cose, non dico si fossero risolte. Dobbiamo ritornare al modulo, perché no, non è una questione, io sono d'accordo, non è una questione di modulo, però lui si deve rendere conto che giocare con quei due a centrocampo e due esterni offensivi, il centrocampo entra in crisi. E i problemi ci sono. Se ne è reso conto, se ne deve rendere conto che questo per il momento non può fare diversamente. Io sono sicuro che ha preso coscienza di quello che è successo con la Cremonese, perché con la Cremonese poi insomma sì, il primo tempo, ma nel secondo non è che la Cremonese ci ha messo sotto e ci ha fatto particolarmente soffrire, no. Allora io dico che sono sicuro che a Salerno si farà una bella partita, capace anche che a Salerno si va a vincere, perché io sono fiducioso in Caserta. Io invito Caserta a dire, la situazione è questa, mi ritrovo questi giocatori con questo stato di forma, perché anche gli esterni offensivi, alcuni di questi sono proprio fuori forma, quindi bisogna adattarsi. E se lui si rende conto di questo, che abbiamo un'altra tanti telefonata. Problemi sono risolti. Sì, banalissimo. Cioè io penso, se Caserta avesse avuto Cuzzupias al meglio, se avesse avuto Pagnon al meglio, Buso al meglio, Koulibaly al meglio, cioè io ho l'impressione, e adesso banalizzo, che Caserta ha 29 uomini e deve scegliere su 10, 11, 12, ne dico un'altra, Petriccione l'anno scorso si poteva permettere il lusso, tra virgolette, o meglio se lo poteva permettere il Catanzaro, di uscire dopo 70 minuti, venerdì, quando è stato, Caserta doveva dire o tolgo Pompetti o tolgo Petriccione e deve fare 95 minuti. E poi, come mi insegna sempre, perché quando io vedo Fabio Di Sole poi mi fa vedere sempre qualche frame e mi spiega sempre qualcosina, perciò io seguo sempre quello che dice lui. Quindi no, non analizziamo il gol del 2-1. Dire. E lì Petriccione non può salire, perché non può salire all'88esimo per l'ennesima volta a pressare su Chiesa. Sì, però là per dire ritornando anche fisicamente. Sì, ma ritornando al discorso della caratteristica, la caratteristica del giocatore, io credo che se ce l'hai l'aggressione feroce alta anche dopo 115 minuti, quella era evidentemente era la situazione talmente chiara, certo, che lui invece di andare avanti si è fermato, ha guardato Castagnetti si è girato e ha messo la palla là. Parliamo di Castagnetti poi, non è che parliamo dell'ultimo arrivato.
L'ultima arrivata invece è la prima telefonata che noi mandiamo. Pronto, buonasera. Pronto? Allora, andiamo allora a leggere in attesa della telefonata. Pronto? Pronto? Non è pronto. No, non è pronto. Allora, con l'aiuto della grafica andiamo, facciamo un passo indietro e andiamo a vedere i risultati delle gare di venerdì, sabato e domenica, ricordandovi che si giocava la sesta giornata d'andata. Queste le gare con i relativi risultati. A Catanzaro, Cremonese batte Catanzaro 2-1. A Cosenza, Sassuolo batte Cosenza 1-0. A Frosinone, Bari batte Frosinone 3-0. A Mantova, Mantova batte Cittadella 1-0. A Modena, Modena batte Juve Stabia 3-0. A Palermo, Palermo e Cesena 0-0. A Pisa, Pisa batte Brescia 2-1. A Reggio Emilia, Reggiana e Salernitana 0-0. A Genova, Sampdoria batte Sud Tirol 1-0. A La Spezia, Spezia batte Carrarese 4-2. Questa invece è la classifica generale. In testa il Pisa, 14 punti, segue Spezia 12, Sassuolo 11, Cremonese e Mantova 10, Brescia e Sud Tirolo 9, Modena 8, insieme a Bari, Cesena, Reggiana e Palermo e Cittadella e Juve Stabia. A 7 punti la Salernitana, a 6 punti il Catanzaro, 5 punti la Sampdoria, Cosenza 4, Carrarese e Frosinone chiudono con 3 punti, ricordandovi che la Cosenza è penalizzato di 4 punti. Allora, parlavamo di questa classifica, la dicevamo in anteprima, Fabio. Sì, la classifica già sta mostrando i valori, quelli non dico definitivi ma quasi, perché se la rimettiamo un attimo in testa ci sono moltissime delle squadre che lotteranno fino alla fine, c'è lo Spezia, il Pisa. Diciamo che il Pisa, Inzaghi parte sempre molto bene, però penso che sia una squadra che arriverà in fondo. Sassuolo. Pisa, Spezia, Sassuolo, Cremonese, la sorpresa può essere il Mantova, il Brescia, è lì dove deve essere. Il problema è un po' più giù, perché io avrei pagato per avere un punto in più, quello di Cremona, saremmo stati molto più tranquilli. Mi preoccupa un po' il fatto che delle squadre che sono lì giù, il Frosinone e la Sampdoria sicuramente lì giù non resteranno, il Cosenza comunque ha 8 punti perché non inganni quel 4, quindi noi perché quest'anno dobbiamo salvarci, dovremo fare la lotta con Carrarese, Juve Stabia e ho difficoltà a trovare altre squadre, perciò sarà veramente dura. Bene. Allora, vediamo se abbiamo recuperato il telespettatore, se no andiamo a leggere qualche altro messaggio. Vediamo qualche messaggio. Allora, leggo il messaggio di Alessandro da Catanzaro, perché mi rimprovera sempre di non leggere i suoi messaggi. Non si può giocare a due a centrocampo con Petriccione e Pompetti, che non sono due interditori. Il Parma, intendeva la Cremonese, nel primo tempo aveva Prateria. Il modulo si adatta al materiale umano e non il contrario. Buonasera a tutti. Non è che la confusione del mister è dovuta a una rosa così ampia e non riesce a fare delle scelte. Grazie mille, Gianfranco da Montepaone. Forse questi quattro giocatori, si riferiscono a quelli che abbiamo più volte nominato, sono sotto rendimento perché a disagio in questo sistema. Biasci non ha una prima punta, Petriccione non è un interditore, Antonini si trova a disagio a 4. Ha già risposto su questo. Bene, fermiamoci qua. Una battutina: Antonini a gennaio va a Lecce, non è stato ceduto ad agosto perché la piazza si sarebbe rivoltata. Manca chiarezza da ambo le parti. Va bene, fermiamoci qua perché è già pronto dalla regia il primo collegamento in diretta telefonica. Da calciatore nel ruolo di attaccante ha vestito le maglie di tante squadre di Serie A e di Serie B tra, diciamo, la fine degli anni 90 e gli anni 2000. Da allenatore, curriculum di primo piano, oltre 250 le panchine, dalla Serie A alla Serie C, Perugia, Benevento, Empoli, Ascoli e chi più ne ha ne metta. Abbiamo il piacere di ospitare questa sera a RTC Catanzaro Sport Mister Cristian Bucchi. Buonasera mister, grazie per aver accettato cortesemente il nostro invito. Buonasera Mario, sempre un piacere
Allora, Cristian, che... Digli che c'è qualcuno in studio che qualche calcio gliel'ha dato. Cristian mi diceva una per ora... Vabbè, vai in diretta. Dicevo che c'è in studio un ospite che, con il quale qualche calcio te lo sei dato nei campi di calcio. È quello che ti sta parlando. È Fabio Di Sole. Grande mister, ciao. È un piacere sentirti. Ciao. Guarda, mi dispiace non riuscire anche a vederti, perché sì. Sarei dovuto intervenire via Skype, ma purtroppo gli impegni familiari me l'hanno impedito. Comunque è un piacere, insomma, anche ricordare le scarpate, insomma, che ci siamo dati. È un altro calcio, soprattutto. Sì, assolutamente. Purtroppo. Allora scorre la sua fotografia, una delle tante fotografie. Allora, mister, che concetto ti sei fatto di queste prime sei giornate di questo Catanzaro? Ma ero intervenuto anche, insomma, qualche tempo fa, no? Ma ti ricordi? Credo che il Catanzaro immaginasse di trovare alcune difficoltà in questa nuova stagione. Ci sono stati tanti cambiamenti, non di poco conto, perché hanno lasciato questa squadra il direttore generale, il direttore sportivo, l'allenatore, dei giocatori che sono stati, credo, molto importanti in questi anni nella costruzione di una mentalità, di un gioco, di un modo di stare in campo. Quindi credo che questa rifondazione così ampia determini delle difficoltà, insomma, ci vorranno dei tempi, ci vorrà pazienza, bisogna essere bravi a saper superare dei momenti di difficoltà, non buttare tutto all'aria e soprattutto, che insomma credo che sia la cosa più importante, non fare paragoni con la scorsa stagione. Senti, tu hai visto la partita con la Cremonese, che nell'anticipo di venerdì, come risultato a parte, alcune pecche sono state notate da parte della formazione allenata da Caserta. Qual è il tuo pensiero? Ma guarda, io credo che nel primo tempo sicuramente la Cremonese ha dato la sensazione che potesse far male e forse, anzi, credo sicuramente sia stata diciamo padrona del campo. Nella ripresa io ho visto un Catanzaro invece che ha cambiato proprio il modo di stare in campo, cioè la sensazione di dominio che c'è stato nel primo tempo si è quasi ribaltata. Io ho visto un ottimo Catanzaro, voglioso, che palleggiava molto di più, che non ha concesso praticamente nulla alla Cremonese, se non l'occasione del gol, che per me è stato un episodio isolato all'interno di 45 minuti veramente ben giocati dall'Arte Catanzaro. Quindi probabilmente il pareggio poteva essere il risultato più giusto, però questo campionato e il calcio in generale sapete che è fatto da episodi e a volte insomma tirano da una parte, a volte purtroppo tirano dall'altra. Allora, riservandoti Fabio Di Sole in ultimo, vorrei che anche i nostri ospiti, colleghi giornalisti, ti ponessero alcune domande sempre sul Catanzaro. Incominciamo dal collega Alberto Scerbo, direttore della rivista Domenica Giallorossa. Buonasera mister, io no, volevo una sua idea su quello che sta accadendo proprio nel campionato di Serie B, nel senso che se ci sono squadre che si aspettava che potessero rendere di più e se ci sono squadre che in realtà rendono forse più del dovuto, magari in maniera inaspettata. Tanto per dire, la Juve Stabia, che era partita veramente fortissima, ora insomma si è un po' fermata, il Cesena non è che stia anche lì, c'è un po' di fermo, insomma come lo vede questo campionato? Perché risulta un campionato molto equilibrato, ma anche molto complicato forse. Sì, allora in generale credo che il campionato di Serie B sia in assoluto il campionato delle squadre. Quando parlo di squadre dico proprio
il senso di squadra, cioè vedere in campo non dei bravi giocatori, ma proprio una squadra compatta, unita, che abbia un'identità precisa. Credo che questo sia stato anche il segreto del Catanzaro lo scorso anno, per esempio, no? Credo che in questa stagione troppe squadre siano ancora alla ricerca di un'identità. Le squadre che sono partite per vincere il campionato, il Palermo, la Cremonese, il Sassuolo, il Frosinone, la Salernitana, insomma, quant'altro, la Sampdoria stessa, sono squadre che ancora oggi stanno sperimentando un po' quello che sta accadendo anche a Catanzaro. Quindi questo percorso sta rallentando le famose partenze sprint, no? Quando c'è una squadra che c'è un'identità forte, che è forte nei singoli, che sa già cosa deve fare, se parte forte poi comincia a prendere magari un distacco importante nei confronti delle altre. E invece negli ultimi campionati questo non sta accadendo, perché sono tutte squadre che ancora non hanno la loro fisionomia. Chi scende dalla Serie A ha bisogno di ricostruire e di resettare. E chi è neopromossa, paradossalmente, da questo punto di vista parte avvantaggiato, perché il Cesena ha mantenuto un'ossatura della scorsa stagione, stessa cosa vale per la Juve Stabia che per il Mantova, e non a caso sono partite tutte e tre molto bene. Poi ci può essere la partita fortunata, sfortunata, che ti dà il punto in più, il punto in meno. Però sono delle squadre che ad oggi hanno già una loro identità. Bene. Molte squadre, secondo me, ad oggi non hanno una quadra. Perfetto. Fabio Migliaccio. Buonasera, mister. Mi fa piacere sentire le stesse cose che fino ad ora ha detto Fabio Di Sole. Chi è uomo di campo riesce a percepire cose che magari chi fa solo opinione gli sfugge. Quindi quelli, gli aspetti positivi nelle reazioni, per esempio, del secondo tempo del Catanzaro, confortano. Io però le faccio una domanda. Il Catanzaro c'ha 29 giocatori in organico, molti dei quali arrivati un po' in ritardo, quindi anche in ritardo di preparazione, sono tutti però nomi di un certo peso. Questo forse sta rendendo ancora più difficile a Caserta la transazione dal Catanzaro dell'anno scorso, la transizione dal Catanzaro dell'anno scorso a quello di quest'anno. Solamente l'allenatore e il direttore sappiano, no? Perché credo che i giocatori che sono arrivati siano probabilmente frutto di una condivisione totale da parte del direttore e dell'allenatore. Quindi se si sono voluti inserire in un organico di giocatori importanti, credo sia fatto con logica. Quindi ci sta che qualche giocatore che magari ha un curriculum importante, una forza calcistica importante, in alcuni momenti possa restare fuori. Cioè, succede a tutti i livelli, e insomma, se fa parte di un organico forte e ben assortito, questo può accadere. Quindi credo che dal punto di vista tecnico sia una gestione dell'allenatore, che comunque sia già allenato, penso al Benevento, una squadra dove c'erano tanti giocatori bravi che magari rimanevano fuori perché è un organico importante. Quindi io dico sempre ad averceli, no? Perché poi a parità di squadra, come concetto che dicevo prima, sicuramente le qualità individuali determinano, sono importanti. Quindi i giocatori bravi sono sempre ben accetti, credo, dagli allenatori. Bene, allora è arrivata l'ora di Fabio Di Sole. No, Cristian, io più che... Quale domanda potrei farti? Solo farti complimenti nel sentirti rispondere alle domande dei qui presenti. Mi domando come possa una persona, prima che un allenatore come te, stare fuori, ma i motivi li so. Sono certo che rientrerai presto, te l'auguro veramente di cuore e sono sicuro che riprenderai di slancio la tua carriera. Grazie Fabio, grazie di cuore. Mi fa piacere perché al di là delle scappate, credo che poi quando finiscono i 90 minuti rimane un esempio di lealtà, Cristian Bucchi.
Questo esatto, è fuori di dubbio. Vista, quindi, quindi ti aspetto a Catanzaro da avversario. Studia bene questa Serie B, perché io ti voglio vedere su una squadra al Ceravolo e verrò a salutarti veramente con grande, grande piacere, Cristian. Io ritengo. Lo spero, Fabio, grazie. Tra l'altro, ci servirebbero quei 54 gol che tu hai fatto in 56 partite. Conquistando due promozioni. Tu le hai fatti contro di me, Vicenza Cosenza. Appunto, Vicenza Cosenza 2-0, buchi buchi. Non dimentichiamo che stiamo parlando con l'Inzaghi dei poveri a suo tempo. No, 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 no. Questo era uno che la buttava dentro, ma. Senti, mister, toglimi una curiosità. È vero che tu prima di fare il calciatore ti piaceva, non dico fare il conduttore come lo faccio io, ma fare il giornalista in generale? Ma guarda Mario, ti dico la verità, credo che come tutti i ragazzi, lo dico ai miei figli, ma lo dico, è un invito che faccio a tutti i ragazzi che cullano il sogno di fare il calciatore come professione, no? E io credo che sia veramente molto difficile e complicato, perché ci vuole fortuna, ci vogliono tanti incastri, numericamente le possibilità di diventare calciatore sono veramente basse. E allora mi ero preparato il piano, diciamo il piano A, perché il calcio era il sogno, quindi piano B. Il piano A era quello, io ho studiato liceo scientifico, ho fatto l'università, scienze politiche, e l'idea era quella di diventare un giornalista. Quindi è vero quello che dici, e sarebbe stato insomma il percorso alternativo a una vita fatta di calcio. Bene, Cristian, noi ti auguriamo tutti quanti, noi qui in studio in particolare, tutti i telespettatori che ti stimano sia come tecnico che come uomo, di sederti presto su una panchina. Questo non si può dire, ma a me risulta che già parecchie squadre, alcune soprattutto di Serie B, stanno cercando o ti hanno già contattato, ma questo non si può dire. Bene, io ti auguro comunque di vederti sempre in panchina, di sentirci, e la prossima volta ti dobbiamo anche vedere. Anzi, facciamo una cosa: quando ritornerà Cristian Bucchi in trasmissione, ci sarai pure tu, va bene? Va vediamo nel duello tra Cristian e Fabio chi vincerà. Va bene, grazie mister, buona serata. Buonasera, grazie, buonasera, Cristian. Grazie, buona serata. A voi, grazie. Sempre un piacere avere, diciamo, la verità. Un personaggio eccezionale, un giocatore, un avversario leale, una persona che ha avuto anche vicissitudini nella vita, sì, che lo so. L'hanno reso ancora più forte e trasparente, ma lo si evince anche dal linguaggio con quale si pone. Beh, lo so, perché praticamente ne ha passati tanti, e quindi però è riuscito sempre, diciamo, a vincere le battaglie, quelle non solo sul campo ma anche quelle fuori dal campo, come sappiamo. Bene, allora, sia pure con un po' di ritardo, via con la pubblicità e poi ritorneremo in studio per le... Le nostre creazioni nascono dal nobile metallo insieme a preziose trasparenze. Condividiamo idee e progetti utilizzando antiche tecniche di lavorazione. Curiamo i dettagli con particolare attenzione. Le nostre opere raccontano il culto e la storia di un territorio. Un'arte antica, elaborata con sensibilità moderna. È su questo legame che ho incentrato la mia arte. Michele Affidato Orafo. La radiocronaca delle partite del Catanzaro Calcio nel campionato di Serie B in esclusiva su RTC Radio Catanzaro. Radio ufficiale dell'Unione Sportiva Catanzaro. Vivi le emozioni del campionato di Serie B e le gare del Catanzaro Calcio su RTC Radio Catanzaro. Dal 1976, la prima radio della città.
Allora, prego la regia di preparare la videata sul pagellone e nel frattempo sempre Fabio leggerà qualche messaggio. Allora, uno se la prende con Fabio Di Sole, dice la, scherzo naturalmente, dice la Mariano, ma la mentalità ad una squadra chi la dà? Deve essere l'allenatore, questo in base all'affermazione che avevi fatto prima. Vabbè, pare giusto, no? Vabbè, qualcuno parla male del Lecce. Valerio Veraldi, spero che Caserta trovi a breve il famoso bandolo della matassa. Intanto è curioso il fatto che legga la partita a inizio secondo tempo, mi aspetto naturalmente che legga dal primo. Ciò che è assurdo non è perdere, perché questo fa parte del gioco, però il problema è che abbiamo subito 12 tiri in porta, questo è preoccupante, lo dice Daniela. Sto un po' sintetizzando perché i messaggi sono tantissimi e lunghissimi. Vi seguo in streaming, Carlo da Monza, secondo me con lanci lunghi e non gioco non andiamo da nessuna parte. Tonino Biondo dice fiducia a Caserta, ma toppato ovunque. Buonasera, giusta l'osservazione di Fabio sul mercato che è stato disordinato, tanti esterni sia bassi che offensivi e non si è lavorato sui centrali difensivi. Un saluto agli ospiti in studio, volevo dire se Gemmello non era in grado di giocare perché lo ha messo Antonio da Squillace. Vincenzo dice Antonini deve ritornare al Taranto, tutti quei giocatori presi in avanti devono giocare per non scontentare il DS. Qui andiamo un po' sulle polemiche. A Fabio Di Solo, una squadra di qualunque categoria deve avere una sua identità. A Salerno per stare con la squadra a prescindere, Maurizio da Catanzaro. Maurizio invita tutti i tifosi ad avere fiducia in Caserta e in tutta la squadra. Luciano da Catanzaro, Pittarello merita di giocare, cosa deve fare di più? Poi una battuta su Bucchi al telefono, un serio candidato ad essere a Catanzaro a metà ottobre, Alessandro da Catanzaro. Bene, mi allora, fermo qui. Chiaramente ci auguriamo di no. E certo, con tutto il bene per Christian Bucchi, ma ci auguriamo di no, di vederlo come avversario. Eh certo, quello sì, infatti ha detto bene Fabio, no, appunto, vederlo come avversario siamo tutti contenti. E allora un'altra telefonata. Pronto, buonasera. Pronto, salve, mi sento bene? Prego, sì. Prego, buonasera. Buonasera, da dove chiami? Sono collegato tardi, chiamo da Catanzaro. Prego. Mi sono collegato tanto, spero di non essere ripetitivo, insomma. Volevo, alla fine della mia, diciamo, premessa, volevo poi fare una domanda ai suoi ospiti. Allora, intanto volevo dirvi che io penso, a differenza di molte persone, che Caserta sia stato coraggioso. Bravo. Nell'ultima gara in casa contro la Cremonese. Fin troppo. Cioè abbia avuto il coraggio di provare forse ad aggredire nel primo tempo la partita, per poi magari cambiando modulo col 3-5-2 riequilibrare la squadra. Non è uscito questo che voleva, nel senso che magari io ho apprezzato il fatto che avesse avuto coraggio, però forse contro gli esterni più forti della categoria, si può dire, perché Zanimacchia, insomma, Zer Nicola, Van de Kuppe, la mezzala che insomma andava sul fondo, era comunque stata una mossa azzardata, però ha avuto coraggio. E poi il fatto che abbia cambiato non è un limite, come molti magari stanno dicendo, ma è un pregio, perché io poi ho visto una squadra equilibrata, una squadra che non ha concesso nulla, che addirittura con un aspetto meno offensivo ha creato di più del primo tempo. Io sono premessa che io sono stato uno dei peggiori pessimisti per la venuta di Fabio Caserta alla panchina del Catanzaro, però io ad oggi io oltre a considerarlo una grandissima persona, io noto che lui lui riesce a leggere le gare, lui capisce di pallone, lui capisce di calcio. Forse il suo più grande limite è stato di anche nella passata stagione a Cosenza, di essere testardo, di essere impuntato su alcuni moduli. Però le faccio due tre esempi
match dell'anno scorso. Il Cosenza l'anno scorso ha giocato diverse gare, quasi tutte col 4-2-3-1, dove aggrediva l'avversario, io ricordo il 4-2 in casa col Venezia, e poi toglieva il, diciamo, il trequartista che era forte e potenziava il centrocampo, cioè spesso andava in un 4-3-3, che magari ora non può fare molto, perché forse il centrocampo ora, cioè la panchina ora non ha molte risorse in termini di condizione fisica al centrocampo. E quindi è addirittura qualche volta adottato anche il 4-3-3 dall'inizio. Abbiamo ha fatto una grandissima gara a Cremona. La domanda io comunque che volevo dare, volevo riferire ai vostri ospiti era come costa, cioè come si incassa il fatto che con il 3-5-2 la più equilibrata, con il fatto che il mercato è stato diciamo incentrato su 7-8 ali e che queste ali non possono fare la panchina, perché altrimenti il rischio potrebbe essere che lo spogliatoio diventi una polveriera. Cioè come si incastrano queste cose? Bene, Bene, al punto interrogativo, grazie della telefonata, risponde Fabio brevemente. Ho fatto una domanda molto molto intelligente e per la quale Caserta per forza doveva ritornare sull'idea ideale, perché chi fa il mercato ha fatto il mercato su un'idea iniziale che era di 4-4-2 e sono arrivati fin troppo esterni. Però c'è un un'incongruenza, Fabio, che nel optare per il 4-4-2 non si è pensato di andare alla ricerca di almeno... Devono chiudere. No, è la vecchia, è la telefonata ancora aperta. Deve chiudere il telefono, grazie, per piacere, grazie. Allora, prego. Stavamo dicendo delle incongruenze di questa scelta di fare un mercato sull'idea iniziale di Fabio Caserta del 4-4-2. Sì. Ok? Senza tener conto che probabilmente l'unico centrocampista di quelli in rosa da poter giocare a due è Pontissio, che purtroppo è venuto a mancare. E paradossalmente lo sarebbe stato Verna. È chiaro che Jacopo Petriccione oggi, con un anno in più, fa ancora più fatica a giocare a due, quindi predilige giocare da playmaker con due mezzali a fianco, perché riesce a leggere le linee di passaggio degli avversari, perché riesce a smarcarsi di più per giocare palla. Quindi purtroppo, per rispondere al telespettatore, siamo di fronte a un paradosso. Alberto. No, sono perfettamente d'accordo, ci mancherebbe. È un'analisi precisa, i problemi nascono da lì. Il problema è che noi abbiamo tanti esterni offensivi, soprattutto il centrocampo è scarso di uomini e quindi non regge. Per questo dicevo che insomma, ad oggi se la vogliamo per dire il momento, tutta, eh. Ad oggi se la vogliamo dire tutta, professore, forse Alberto, non è che siamo qui, forse due o tre colpi dell'ultimo giorno se ne avremmo potuto fare evitare. Pure a meno. Sono allora, d'accordo. Ti chiedo, perfettamente Fabio, d'accordo. E per la prima volta mi ghiaccio. Sì. Chi potrebbe essere il terzo centrocampista? Vabbè, sulla carta c'è Pontisso. Vabbè. C'è Koulibaly, di cui non sappiamo lo stato. E poi non sappiamo se questo Cuzzupia, se lo chiedo a Fabio Di Sole, da mezzala può spostare un po' gli equilibri con Petriccione, Pompetti o Pontisso. E Cuzzupias, perché io l'ho visto nella gara di Bari col Catanzaro, è sembrato un ottimo interprete. Bisogna dire però è sembrato un ottimo interprete di quel ruolo. Infatti, è assente dai campi di calcio da molto tempo. E questo è un punto interrogativo. È l'unica attenuante che possiamo dare al Greco. È un punto interrogativo, però si va verso esterni lineari, certo. Perché Sunas, se impiegato a sinistra, sarà un esterno lineare da binario, perché aiutami, quello del Como, quello del Como, l'esterno Buso, no. Quello del Como, Bonini, no. L'esterno destro, scusate, Cassandra è un esterno da binario. Vabbè, non mi viene in mente che, perché però, lo vedo più come terzino. A meno che non si voglia rischiare in tutta fascia con Pagnon,
che no, non mi sembra adatto. Quindi scordiamoci che avremo poi nella fase offensiva il Van de Put per l'anno scorso. Parte. Ma questo un po' è la coperta, perché se voi ricordate, con la Juve Stabia non arrivavamo in porta. Il problema poi è sempre quello. Secondo me Caserta c'ha un problema serio, perché deve mettere insieme una serie di giocatori a cui non può concedere più di 60, 40, 50, hai visto? Busso fa un tempo e poi sparisce, Cassandro fa una buona partita e poi va in panchina, Compagnono fa 60 minuti. Ecco, un'altra telefonata. Pronto, buonasera. Buonasera direttore, sono Giovanni Cacia. Ah, Giovanni. Sono Fabio Migliaccio, Fabio Di Sole e questo Riserva. Buonasera. Una battuta, direttore. Grazie, allora, ti ringrazio per la sola battuta, grazie. Finché il medico finisce di studiare, l'ammalato se ne va. Non vorrei che succedesse così pure a noi. Comunque, a parte le battute, io direi di stare tranquilli e sereni, perché come vediamo noi le partite, la domenica, anche il presidente Noto è lì presente e assiste alle partite. Quindi dobbiamo stare tranquilli. Poi volevo dire una cosa a mister Caserta. Adesso in questo momento lo vedo molto in confusione, con giocatori fuori ruolo. Ancora non ha deciso una formazione. Allora che decidesse lui la formazione, senza lasciarsi condizionare da qualche giocatore. Perché l'unica bandiera che abbiamo avuto noi è Massimo Palanca. Gli altri giocatori li ringraziamo per quello che hanno fatto, però se devono andare in panchina ci devono andare e basta. Volevo dire soltanto questo. Bene, grazie. Un saluto a tutti. Grazie. Buonasera. Insomma, panchina per tutti, non ce n'è per nessuno. Va bene, allora, noi abbiamo già pronto il secondo collegamento. Abbiamo questa volta in diretta Skype il direttore responsabile di Salerno Sport 24, il collega Lino Avino Grimaldi. Buonasera Lino, grazie per aver accettato l'invito. Grazie, buonasera. Buonasera e buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, dicevo prima, nella nostra anteprima, che fa un certo effetto vedere il Catanzaro in questa situazione di classifica, premesso che siamo solo alla sesta giornata d'andata, ma la Salernitana non scherza. È vero quanto dice, in realtà però c'è da dire che la Salernitana è stata interamente ricostruita nel corso di quest'estate e molti dei giocatori che fanno parte dell'undici che in testa Marcuccello sono arrivati proprio negli ultimi giorni del calciomercato, alcuni proprio nel pomeriggio di quel 30 agosto. La Salernitana è in via di crescita e lo stesso Petrai, che nel post partita della gara con la Reggiana ha detto: io mi aspetto un 30-40% di crescita. Ci sono dei giocatori molto molto validi che hanno avuto anche un periodo di, non di annespamento, ma proprio di pausa, e noi Salerno confida nel ritorno di questi giocatori per poter dare quella risposta. Il fatto che la Salernitana negli ultimi 3 anni abbia giocato in Serie A non credo che sia una motivazione per renderla come una formazione che possa ambire alla promozione, o meglio, non è una di quelle accreditate, che possa dar fastidio, che magari si possa infilare in un discorso playoff e magari chissà dare anche quella zampata decisiva per la promozione, è tutto un altro discorso. Ricordiamo che nel 2021 la Salernitana salì con una formazione, con una rosa che era largamente al di sotto di tutte le altre, di tutte le prime 8 che pur meritavano un salto di categoria. Quindi mai dire mai. Nel frattempo però quello che, sul quale bisogna concentrarsi è continuare a sostenere una squadra che sta lavorando per migliorarsi. Bene, allora tecnico Fabio Di Sole al collega Lino Avino Grimaldi. Buonasera Grimaldi, una semplice domanda.
Volevo capire riguardo la posizione di Martuscello a Salerno, visto che sono tempi duri per gli allenatori, da Fonseca a finire a Caserta, sono già in discussione dopo 5-6 partite. Volevo capire la posizione di Martuscello. La posizione di Martuscello è abbastanza solida per il momento. Reggio Emilia, la squadra, ha risposto alle ultime due sconfitte consecutive. Inoltre, ricordiamo che il tecnico aveva già un contratto solido con la Lazio quando è stato chiamato alla Salernitana a ricostruire una rosa che non c'era. Quindi io non penso che al momento sia in discussione il suo operato. Anzi, a Salerno sembra che quello che lui abbia fatto fino adesso sia davvero, come dire, incoraggiante. È vero, due sconfitte consecutive prima della trasferta di Reggio Emilia, ma anche, si può parlare anche di sconfitte un po' arrivate un po' più per casualità che delegittimare la squadra in campo. Io credo che in questo momento sia Petrachi che Martuscello sanno bene a che cosa dovranno andare incontro. Io credo che vedremo la vera Salernitana autunno inoltrato. Quindi per il momento non vedo un Martuscello in pericolo. Bene, ci fa piacere. Allora, Alberto Scerbo. Buonasera. Che Salernitana troverà il Catanzaro nella prossima partita? Arrabbiata. Una Salernitana arrabbiata certamente, perché a Mantova ha perso con un rigore sacrosanto non visto dall'arbitro. Con il Pisa meritava qualcosina di più. Certamente il Pisa però in questo momento è una squadra intrattabile per molti. A Reggio si è mangiata 4-5 gol fatti alla porta, quindi meritava qualcosa di più e sicuramente sarà una Salernitana arrabbiata. Dall'altra parte io mi ricordo sempre che c'è un certo Iemmello che quando vede il Granata è come se fosse un toro dal quale ci si mette un velo rosso davanti, quindi spero che Iemmello immagino che farà la sua partita come quando sempre vede il Granata. Bene, Fabio Migliaccio a chiudere. Ciao, buonasera Fabio. Una domanda diretta, me la devi concedere. Koulibaly, che giocatore è? Come sta? Che caratteristiche ha? Koulibaly è per me un giocatore che non ha raccolto quanto meritava in carriera. Non ha una solidità fisica eccezionale, questo sicuramente. Però è un giocatore che io l'ho visto bene nel campionato della promozione in Serie A nel 2021 ed era sicuramente il valore aggiunto del centrocampo. Poi per la Serie A segnò un gol a Bologna e credo che in quella Salernitana poteva starci. Ha avuto vicissitudini nel proseguo della sua carriera e nei 2 anni successivi che ne hanno un po' penalizzato le prestazioni, ma è un giocatore affidabile nel momento in cui sta bene. È sicuramente gioca bene nel terzetto come braccetto destro, si è trovato molto bene. Qualche volta ha giocato anche col suo omonimo, l'Astana Koulibaly, dall'altra parte. È un giocatore che si fa anche valere sotto porta là dove si presentano le occasioni. Io penso che a Catanzaro potrebbe far bene Quindi se scusami, trova continuità. Se sì, trova continuità, scusami, in un centrocampo a tre pure lui, quindi, non a sì, due. una, due non ce lo vedo, però sinceramente io a Salerno l'ho visto nel centrocampo a 5, anzi, Sì, terzo. Se va. vogliamo, col terzetto centrale, l'ho visto solo in quell'occasione e l'ho visto bene. Bene, direttore, prima di salutarti e ringraziarti, domenica ci sarà senza dubbio il pubblico delle grandi occasioni a Salerno, considerato che già oggi 2.500 tifosi catanzaresi hanno staccato il biglietto. Sì, abbiamo visto i numeri e sono certo che ci sarà una bella cornice di pubblico alla Ricchi. Poi Catanzaro è una squadra che è sempre attesa a Salerno. Ci sono antiche rivalità tra le due tifoserie, che sono il colore del tifo, del calcio. E
fin quando rimane così non può fare che piacere. Poi, se non sbaglio, in passato Catanzaro si è anche giocato una promozione, certo, sì, sì. Con la Rechi, quindi spero che la Rechi non gli porti troppo bene come in quell'occasione. Le sfide erano al vecchio Vestuti, dove tra l'altro perdevamo sempre. Io ricordo lo striscione Salernitana Bersagliera, vero? Esattamente. È stato rispolverato lo scorso anno. Io tra l'altro sono figlio del Vestuti, perché i miei primi anni da tifoso, allora, adesso giornalista, li ho vissuti là, e quindi sarà un bel remake dei tempi passati. Bene, Lino, io ti ringrazio per essere stato qui con noi questo lunedì a RTC Catanzaro Sport. Speriamo di risentirci qualche altra volta nel corso del campionato. Grazie. Assolutamente, vi auguro un in bocca al lupo per la trasmissione. Grazie, altrettanto a te per le tue cose, grazie. Lino Alvino o Avino Grimaldi, direttore responsabile di Salerno Sport 24, ti saluto e ti ringrazio. Allora, subito con la videata, con il pagellone di Fabio Migliaccio sulla gara Catanzaro-Cremonese. Videata e parola a Fabio Migliaccio. Allora, Pigliacelli 6, un 6 un po' diciamo striminzito, perché il gol non è certamente solo responsabilità sua, però qualcosina, parlo del primo naturalmente, qualcosina ci ha messo pure del suo. Un buon Scitum 6,5, un ottimo secondo me Brighenti, nonostante le difficoltà, e dei difensori è quello che sta mantenendo il rendimento più alto. Antonini 5,5, in difficoltà, gli sfila un paio di volte l'uomo, specialmente sul 2-1. Bonini anche lui un 6 con qualche difficoltà, però sta lottando bene. In mezzo al campo un 6 di stima e anche di affetto a Petriccione e Pompetti, che nonostante le difficoltà che abbiamo più volte evidenziato stanno comunque dando un contributo secondo me sufficiente. I tre davanti, o meglio i tre dietro il Biasci, Compagnono 6,5, segna e quindi illude il Catanzaro, che aveva rimesso la partita in carreggiata. Iemmello non bene, ma non stava bene, quindi non ha potuto dare il suo solito contributo. Biasci anche lui 5,5, D'Alessandro è sembrato si limitasse solo al compitino, però un compitino secondo noi insufficiente. Andiamo alla videata. Subentrati. Secondi subentrati. Seconda videata, grazie. Ecco. Pittarello è l'uomo che in effetti ha cambiato il volto della gara. Pur non avendo palloni giocabilissimi, li ha comunque tutti puliti. Ha impegnato 3-4 avversari. Ha impegnato 3-4 avversari, ha fatto ammonire praticamente l'intera difesa della Cremonese, ha pulito tantissimi palloni, 6,5. Cassandro, un 6 che è figlio anche del fatto che, come giustamente diceva Fabio Di Sole, con Cassandro sugli esterni si soffre di meno, infatti da quella parte si è sofferto di meno. Pagano, 5,5, escluso quel bel tiro che stava sfiorando il gol, poi ha fatto poco anche in termini di dinamismo. Sec, un senza voto, ma direi un senza voto senza prestazione, mentre Kutsupias, benché solo 10 minuti, quindi anche lui senza voto, merita comunque un plauso, perché è sembrato molto voglioso, ha inseguito gli avversari, ha fatto qualche fallo tattico molto utile, quindi una buona, secondo me, nonostante i 10 minuti, un buon rientro in campo. Caserta 5,5, anche qui un po' una, come spesso capita, l'abbiamo detto più volte, una media tra un primo tempo oggettivamente molto molto deludente e un secondo tempo in cui ha cambiato modulo, ha cambiato uomini, è riuscito, o meglio era riuscito a raddrizzare la gara, poi quell'epilogo, quindi 5,5. Allora, torniamo alla prima videata, per piacere, grazie alla regia. Al professore Scerbo, ringrato compito come al solito. No, io sono d'accordo, sono d'accordo su tutto, forse su Bonini, non che non meritava il 6, ma Bonini secondo me è uno che può dare di più, vale di più, però insomma le prestazioni questa qui sono queste, ma sono d'accordo su tutti i voti. Fabio Di Sole?
l'ha messo da sé Fabio Migliaccio, non sono riuscito a condizionarlo. Ha regalato uno 0,5 a Petriccione, ma del resto va bene. No, tenendo conto, poverino, delle difficoltà che ha là in mezzo, quindi... Va bene, restiamo in tema di voti, perché abbiamo la RTC Top 3, lo ricordo, giunta all'ottava edizione. Vediamo a chi sono andati i tre punti di questa settimana. Pittarello, i due punti a Compagnon e un punto a Scitum. Fabio. Sì, vabbè, Pittarello l'abbiamo detto, lo dicono tanti telespettatori, ci stanno scrivendo, quando entra comunque dà un notevole contributo, modulo o non modulo, è un giocatore che lotta su ogni pallone, quando è stato ceduto dal Cittadella, i tifosi del Cittadella si sono rammaricati e questo è sempre un ottimo biglietto da visita, Fabio, per chi arriva. Ma una parentesi però ve la apro, perché è nell'indole di noi catanzaresi, non pensiamo che Pittarello sia la risoluzione dei problemi di questa squadra. No. Io preferisco Pietro Iemmello e Biasci al 70%, poi i fatti ce lo diranno. Sì, però dobbiamo dircela tutta, Pittarello è un giocatore che entra a 20 minuti, mezz'ora dalla fine, ci sono fisicamente pronto, di sicuro non voglio nella entrare lotta in argomenti che ha trattato qualcun altro in maniera un po' più larvata. Pittarello però è uno che il pallone glielo butti buono, glielo butti brutto, glielo butti sporco, glielo butti Biasci, ci lotta sopra. Sì, no, ma Biasci è uno che Biasci se, non che se vaga un pallone in aria, ma non possiamo parlare di Biasci e di Iemmello, perché se no smettiamo di parlare. Insomma, tra l'altro Biasci merita le lodi più sperticati per quello che ha fatto in questi anni, però bisogna riconoscere che Pittarello in questo momento è una soluzione a tanti problemi, a qualche problema. Ovviamente. Andiamo, per effetto di questa votazione, andiamo a vedere un attimo la classifica generale dopo sei giornate. Pittarello in testa con 6 punti, Compagnon, Pigliacelli 5, Biasci, Pompetti e Pontisso 3, Brighenti, Pagano, Scitum e Volpe con 2, Bonini, Iemmello e Turicchia con 1 punto. Sono già 13, Alberto, i calciatori che sono nella top. Quindi vuol dire che cambiano sempre i migliori in campo, ma questo perché in realtà si sta giocando in maniera anche con una pluralità di cambi di sistema, quindi è chiaro che a seconda delle circostanze, insomma, sono diversi quelli che possono dare un contributo positivo. Bene, restiamo in tema di top 3, perché proprio venerdì, nella sede del ritiro della Cremonese, nell'albergo sede del ritiro della Cremonese, abbiamo consegnato la targa come vincitore della Top 3 2023-2024 al giocatore, all'estremo difensore ex Catanzaro, ora della Cremonese, Andrea Fulignati. Questa è la consegna della targa, e subito dopo i colleghi Fabio Migliaccio ed Alberto Scerbo hanno realizzato questa intervista. Abbiamo consegnato ad Andrea Fulignati la Top 3, un premio penso gradito, è un premio che ha visto nel suo palmarès prima Van de Put e Iemmello, quindi penso che ti faccia grande piacere ricevere. Sì, assolutamente, sono orgoglioso di ricevere questo premio. Ovviamente fa parte di tutto il percorso che è stato fatto qua a Catanzaro, quindi è un po', diciamo, come mettere una ciliegina sulla torta, ecco. Che ricordo hai dell'esperienza di Catanzaro? Visto che è un ricordo recente, no? Sì, è passato veramente. È stata una bella esperienza. Sì, infatti. È stato un percorso bello. E ho avuto la fortuna veramente di trovare persone sia in campo, che non è comunque scontato trovare dei gruppi di lavoro dove uno riesce subito a stare bene, a ambientarsi, e anche fuori nella tifoseria, la città è veramente fantastica, quindi insomma, sono contentissimo e devo tanto, perché comunque io arrivavo qui da un percorso non semplicissimo, e quindi se sono riuscito un po', diciamo, a ritrovare quella che poteva essere una strada, grazie anche a Catanzaro, alla città di Catanzaro.
Ma sai che sei rimasto nel cuore dei tifosi? Sì, sì, ma come, così come loro sono rimasti nel mio, perché sono stati 2 anni fantastici, sia a livello umano, come ho detto prima, ma anche a livello sportivo, e quindi ovviamente, cioè, sono cose che non si cancellano, anzi. Migliore calciatore per i telespettatori di RTC Catanzaro Sport, una stagione straordinaria con il Catanzaro, difendendo la maglia del Catanzaro, passa la Cremonese, ma Andrea Fulignati non c'è soluzione di continuità, ha ripreso da dove aveva lasciato, ma un inizio di campionato straordinario. Sì, ovviamente la stagione è stata l'anno scorso positiva, mi sento di dire, da parte di tutti, al di là di poi quello che può essere un premio individuale. Io credo che siamo riusciti a fare un campionato che magari nessuno si aspettava all'inizio, e quindi, come ho detto prima, sicuramente è un po' tutto frutto di quella unione, di quella alchimia che si è creata fra la squadra e tutta la piazza di Catanzaro. Sono cose poi dopo che comunque ti rimangono dentro. Io ho cambiato società, però sono arrivato a Cremona portandomi dietro tutto quello che Catanzaro mi aveva dato, quindi secondo me, anche se in questa prima partita sono riuscito a dare il mio contributo, sicuramente c'è tanto anche del lavoro fatto a Catanzaro negli ultimi 2 anni. L'augurio è di vederti il prossimo anno su un palcoscenico di Serie A. L'obiettivo è quello, non è facile perché ovviamente il campionato di Serie B è molto competitivo, ci si prova perché potrebbe essere la volta buona. Grazie e in bocca al lupo. In bocca al lupo. Fabio Di Sole, mi pare che un commento positivo si possa fare. Un numero uno di grande spessore, che anche l'anno scorso è partito fra lo scetticismo, perché si sentiva che non eravamo tutti sicuri di Fulignati in Serie B. Ha dimostrato di essere un grande portiere e ha dimostrato di essere un grande numero uno di movimento, lasciatemelo dire, secondo solo a Ederson. La tecnica di questo portiere sui campi di calcio è difficile trovarla. E per i ringraziamenti che ha fatto anche da Cremona a Catanzaro, a quello che gli ha dato Catanzaro, dimostrato di essere un grande uomo. Certamente, certamente. Allora, in attesa di preparare la videata sul prossimo turno, siamo alle battute finali di questa trasmissione, Alberto, gli ex del Catanzaro non vanno tanto bene, insomma. Noi ci preoccupiamo di Caserta, eccetera, ci dispiace tanto per Calabro, tecnico della Carrarese, ci dispiace per Vivarini, tecnico del Frosinone. Il tuo pensiero? Sai, innanzitutto Calabro ha fatto già un miracolo nel portare la Carrarese in Serie B, quindi bisogna dare atto che qualcosa che era assolutamente insperato, e ad onor del vero si trova la Carrarese in una serie, con la serie cadetta, che è una serie assolutamente di grandissima difficoltà, e dove se non si ha la giusta alchimia di squadra, insomma, diventa un po' complicato. Per cui io, insomma, auguro a Calabro i migliori risultati, però insomma le difficoltà ci sono e ci saranno. Per quanto riguarda il discorso di Vivarini, là io ti dico, Vivarini si trova in una condizione forse ancora peggiore di quella di Caserta, perché Caserta può contare qua comunque su una tifoseria, un pubblico che è molto paziente, molto vicino alla squadra, e quindi comunque sia lo sostiene. E Frosinone è una piazza dove le idee di Vivarini, se non si riescono, come fino ad ora non si è riuscita a realizzarle immediatamente, comincia a diventare molto difficoltosa da affrontare. Io mi auguro che possa superare anche lui le difficoltà, ma anche lì si trova con una situazione differente, una società diversa, giocatori diversi, va a imporre o a cercare di dare un proprio contributo sul piano proprio del sistema e dell'assetto di gioco, insomma non è facile per nulla. Quindi, però Frosinone non è Catanzaro, questo che sia chiaro. Pensiero tuo, Fabio. Sì, sembra una sorta di maledizione, perché escluso il buon Fulignati, gli altri stanno navigando in acque non proprio... Anche i calciatori. Anche i calciatori. Penso a Sunas, che si trova nell'Avellino, che ieri ha esonerato 7 componenti tra dirigenza e allenatori, lo stesso Mandeput, che
abbiamo visto un po' giù anche di morale, anche non è il Van de Putte dell'anno scorso, ma andando un po' in giro. Verna. Questa un po' è la Verna che ieri ha segnato, però poi se non sbaglio il Catania ha perso. No, questo mi fa riflettere su una cosa, perché al di là di chi ha meriti maggiori o meriti minori all'interno di un gruppo, secondo me quell'alchimia, lo diceva giustamente Fulignati, che si è creata negli ultimi due anni a Catanzaro, era tale che ognuno riusciva a rendere molto di più delle reali capacità proprie. Qualcuno lo ha capito, penso per esempio a Fulignati, ma a tanti altri che hanno riconosciuto il grande merito di Catanzaro e del Catanzaro, qualche altro l'ha riconosciuto un po' meno. Fabio. Stasera purtroppo mi trovo in controtendenza col professore. Credo che oggi Caserta con tre punti sarebbe già a casa. Vivarini ha posto suo, il che significa che il Frosinone è una grande società, sì, come lo è il Catanzaro, che oggi dà ancora fiducia a Caserta nonostante la piazza Mugugna. Riguardo a quel che è stato Vivarini, il copyright di quel sistema di gioco, di quel modo scintillante di giocare, non lo ha, perché non l'aveva mai proposto prima. Non so se mai lo riproporrà nel proseguo della sua carriera. Era un insieme di cose, di un'alchimia, di qualcosa di magico, che era nato, certo, in una categoria inferiore dove il tasso tecnico della squadra era alta e dove i ragazzi hanno preso fiducia e si è trovata proprio quell'intesa e quel piacere e quel gusto di giocare in quel modo. Allora, prima dell'ultima telefonata, prima degli ultimi messaggi, preghiamo poi la regia di preparare l'ultimo cartello, il prossimo turno. Andiamo via, appunto, dicevo, con l'ultima telefonata. Ci dispiace, ma questa sera noi vi ringraziamo, ci avete surclassato di telefonate e di messaggi, mi dispiace. Qua non facciamo particolarità, anche se qualcuno... Sì, suggeriamo a qualcuno di scrivere su WhatsApp, perché abbiamo difficoltà a prendere i messaggi da Facebook, quindi chi vuole che i suoi messaggi vengano letti, qualcuno sfuggirà perché sono tantissimi, deve scrivere al numero di WhatsApp. Bene, pronto, buonasera. Mario, buonasera, buonasera a Fabio Di Sole, a Fabio Vignaccio e ad Alberto. Stavo brevissimo perché hai appena accennato che siete in chiusura, però quello che mi prende dire in questo momento è che bisogna, nel momento in cui bisogna tenere la barra dritta e la schiena dritta, è un momento un po' delicato della stagione, anche perché, sarò brevissimo, la squadra è un po' involuta in alcuni passaggi, in alcuni partiti, non dà quel bisogno di crescita che ci aspetteremo tutti, seppur dotati di pazienza. Detto questo, tre domande brevissime, una ad Alberto: come trova la condizione invece atletica della squadra? A Fabio Di Sole non posso che chiedere cosa succede nella testa dei giocatori quando non arrivano i risultati e con un organico di 31 calciatori. Cosa succede nello spogliatoio? Quando si va in tribuna e la squadra e i suoi compagni non ottengono i punti in campo, che dinamiche si creano? Questo mi interessa molto. Bene. L'ultima domanda a Fabio: questo organico è davvero con uno speculare agli obiettivi del calendario? Pochi sono, e tu lo sai, più delle caselle necessarie. E siamo andati un po' in quantità rispetto alla qualità, perché a centrocampo secondo me si poteva fare molto di più in sede di calcio per calcio. Benissimo. L'ultima battuta, poi vi lascio la parola. Secondo me non è una questione di moduli. È chiaro che giocare con un centrocampo a tre direttori, di cui uno pazzo, si copre meglio il campo. Certo. È una questione spesso anche di voglia dei calciatori. Adesso anche i calciatori devono dimostrare che fanno parte di questo gruppo e che sono venuti a Catanzaro per giocare a calcio e non per sbarcare il lunario. Bene. Buonasera a tutti, Mario. Bene, grazie. Allora, Fabio Di Sole, rispondiamo alla domanda che voleva... Intanto mi chiedo se Tarsia non si è raccomandato col centralino quando ci sono io in trasmissione.
perché è puntuale. Ma veramente è uno dai nostri. No, li prende per sfinimento, perché chiama sempre alle 10:30, 11 meno qualcosa, capito? Allora, è una tattica. Abbiamo 30 secondi. È chiaramente, è semplice rispondere alla domanda. Non bisogna essere nemmeno un ex calciatore o chissà quale esperto. È chiaro che la medicina sono i risultati, perché nel risultato c'è la soddisfazione dell'intero gruppo di lavoro, e allora uno, magari un calciatore che deve stare fuori, magari non ci dà volentieri, però lo accetta. Nel momento in cui i risultati non vengono e c'hai 30 giocatori, qualcuno scontento ci sarà sempre. Poi è chiaro che anche là l'allenatore deve avere la capacità di gestione. Però in questo momento la priorità dell'allenatore è trovare la quadra e fare sì che la squadra diventi squadra, come diceva Mister Bu. Fabio, due. Sì, sul numero io sono tra quelli che dice che ce ne sono almeno 4 in più, perché io ho più di 25 in una rosa, ma siamo già assai 25. Sulla qualità, e purtroppo, dico purtroppo perché mi devo esprimere in questo momento, ha ragione anche Salvatore, perché non abbiamo preso un centrocampista di qualità al momento, non abbiamo preso un difensore di grande statura, davanti invece stiamo aspettando che escano fuori i vari Lamantia, Buso, Compagnon già si sta facendo vedere, però sono d'accordo con lui, forse avremmo dovuto curare un po' più la qualità a discapito della quantità. Qualità e quantità, Alberto? No, sono d'accordo con Fabio, cioè il discorso è, non è la quantità, il problema è che noi abbiamo come acquistato molti giocatori in una posizione ben precisa e forse qualche centrocampista in più o qualche difensore in più ci stava bene, perché insomma lì siamo abbastanza sguarniti. Poi insomma il resto bisogna aspettare veramente a Caserta riuscire a combinare le giuste cose. Bene, allora Vidiata, prossimo turno, si giocherà la 7ª giornata d'andata a queste le gare, Bari-Cosenza, Brescia-Cremonese, Carrarese-Reggiana, Cesena-Mantova, Cittadella-Frosinone, Juve Stabia-Pisa, Modena-Sampdoria, Salernitana-Catanzaro, Sassuolo-Spezia, Sudtirolo-Palermo. 15 secondi, Alberto, Catanzaro e Salernitana a Catanzaro. Ma io sono convinto, forse ero un ottimista per natura, io sono convinto che tutto quello che è avvenuto fino a questo momento è servito d'esperienza a Caserta. A Salerno vedremo un Catanzaro, come dire, un altro Catanzaro, meglio, vedremo un Catanzaro determinato, convinto, con la speranza che, come dire, la forma ad alcuni sia ritornata o che sia migliorata. Io sono dell'idea che usciremo con un risultato positivo. Fabio. A me interessa che la squadra faccia la prestazione, sì, perché in Serie B si può vincere in qualsiasi campo, si può perdere contro chiunque. Sono sicuro che la squadra farà la prestazione, che i giocatori importanti escano fuori e danno il meglio di loro, perché sono sicuro che il gruppo comunque segue Mister Caserta e sono con Mister Caserta, quindi mi aspetto una prestazione importante. Fabio. Sì, proprio 10 secondi, d'accordissimo con Fabio, determinazione, compattezza e personalità, al di là del risultato, perché poi io penso che gli addetti al lavoro siano in grado, mi riferisco alla società, di comprendere il lavoro di Caserta. Il Catanzaro deve dimostrare di essere compatto in campo e ai giocatori più rappresentativi chiedo una prova di personalità. Ultimi messaggi. Sì, gli ultimi messaggi proprio in chiusura, qualcuno. Uno è simpatico perché Alessio Tolomeo dice: squadra costruita male, 10 attaccanti, 4 centrocampisti e 2 difensori. Esagero un po', però insomma lo abbiamo detto. Invece controtendenza, assolutamente controtendenza, è Francesco Amelio che dice da Mater Domini: se guardate la squadra del Catanzaro, titolari e relativa panchina, è una squadra fortissima da quinto posto, e se da quinto posto può regalare emozione anche di più di quelli del passato. Caserta il nuovo De Zerbi. Ora mi auguro che non sia ironico, però noi l'abbiamo letto e poi lui interpreta. Buonasera, Franco Migliaccio, quindi un mio omonimo, che affettuoso nostro telespettatore, dice:
Vorrei fare una critica non distruttiva sull'allenatore che non sembra essere in grado di assemblare, almeno sinora, la squadra. I giocatori appaiono disconnessi senza una chiara comprensione del ruolo che dovrebbero svolgere in campo. La squadra sembra disunita in campo con i reparti che non riescono a lavorare con i giocatori messi a volte fuori posizione. E sono altri gonco. No, l'ultimo, perché se no ce la guastiamo con Marco Mercurio. A Salerno con un pontisso in più, Caserta sicuramente dovrà rimescolare le carte rifacendo una nuova formazione che mi auguro sia quella giusta per il prosieguo del campionato. Perfetto, abbiamo finito, abbiamo chiuso. Pensiero finale di Alberto Scelli. Il pensiero è molto semplice. Noi dobbiamo stare vicino, come ha dimostrato tra l'altro la tifoseria con l'acquisto di 2.500 biglietti per Salerno, dobbiamo stare vicino alla squadra e, ripeto, bisogna stare vicino a questo allenatore, perché sarebbe veramente, secondo me, un grave errore non consentire a questo allenatore di poter realizzare quello che lui ha in testa e che in questo momento non si può realizzare per motivi diversi, ma a lui bisogna stare vicini, non criticare. Anche io stasera ho espresso qualche valutazione critica, questo non significa però che dalle valutazioni critiche si devono trarre poi conseguenze che sono irreparabili, ingiuste e che nel mondo del calcio, insomma, non servono assolutamente a nulla. Bisogna dare tempo a chi lavora di poter realizzare il proprio lavoro. Pensiero finale di Fabio Di Sole. Io sono sicuro che a Catanzaro c'è una grande società che ha pensato bene di ricostruire dopo un biennio fantastico, ha progettato, ha dato il progetto tecnico in mano a un direttore sportivo, prima che un allenatore, quindi sono sicuro che, a parte le chiacchiere da bar che facciamo da Via Indipendenza a salire a Via Mario Greco, sono sicuro che Caserta ha la massima fiducia da parte della società, che l'operato di Polito sia oggi considerato ottimo, perché se così non fosse e si pensasse ad altro, significherebbe che questa società boccerebbe già a priori il proprio progetto. Ma siccome i fatti dei precedenti anni dicono altro, sono sicuro che il progetto Polito Caserta andrà avanti fino a termine stagione con le dovute soddisfazioni per i colori giallorossi. Poi mi spieghi, perché hai detto da Via Indipendenza a Via Mario Greco, mi ha escluso il centro storico. Sì, perché io salgo fino ad arrivare a Ponte Grande, però in qualsiasi angolo. So io quello che dico. Saluto tutti gli amici di Piazza Prefettura. Sono d'accordo con Fabio anche in questa cosa, aggiungendo però che la società deve essere da un lato molto determinata e decisa nei confronti di calciatori e allenatore, perché devono, secondo me, tutti dare un qualcosa in più, naturalmente però con grande fiducia. E mi farebbe piacere che poi, quando le acque si saranno un po' calmate, magari il nostro DS Polito ci raccontasse un po' di quella che è stata la campagna acquisti, perché forse, se ci sta sentendo, riterrà che stiamo dicendo un po' di sciocchezze. Quindi sarà opportuno che si parli, anche tranquillizzando la piazza, su quello che è il progetto tecnico. Però sono d'accordo con Fabio, l'importante, e i tifosi la risposta stamattina l'hanno data, che non si facciano follie in questo momento. Bene, abbiamo così concluso anche questa sesta puntata della nuova stagione agonistica di RTC Catanzaro Sport. Vi ricordo le principali repliche, quelle sul canale 78 di RTC Telecalabria, a partire da quelle di domani alle ore 14.30 e alle ore 23, come ci ricorda la grafica, ricordandovi che il programma potrà essere seguito sempre domani con inizio alle ore 21 sulle frequenze radiofoniche di RTC Radio Catanzaro 88.5 e 105.700. Bene. Ringrazio Fabio Di Sole per essere stato con noi. Così come ringrazio i miei compagni di viaggio Fabio Migliaccio e Alberto Scerbo, e il nostro direttore di produzione Manuel Soluri, estendendo i ringraziamenti a tutti voi, gentili telespettatori, che avete avuto la bontà di seguirci e ai quali do appuntamento, sempre se Dio vorrà, lunedì prossimo alle ore 21. È davvero proprio tutto. Grazie ancora, buon proseguimento con i programmi di RTC Telecalabria, la prima televisione nella regione, l'unica di Catanzaro. Buonasera.